I marinai a terra fanno pensare a ospiti irrequieti. Magari non si imbarcheranno mai più, ma continueranno comunque a parlare, a muoversi, come se fossero lì soltanto in visita e per breve tempo. Mai si libereranno della nostalgia del mare, e il mare che li chiama è costretto ad accontentarsi di risposte evasive. La stessa misteriosa attrazione dovette sentirla anche il mio trisavolo, quando lasciò l'entroterra svedese e cominciò a vagabondare per monti e per valli diretto ovest. Come il salmone procedette lungo i grandi fiumi, prima risalendo la corrente, poi seguendola fino a raggiungere la foce. E dicono che non diede mai altra motivazione alle sue peregrinazioni di questa, che doveva vedere il mare con i suoi occhi. Ma è probabile che non pensasse affatto di tornare da dove era venuto. Forse non sopportava l'idea di passare il resto dei suoi giorni curvo sugli sterili campicelli di un paesino montano svedese. Doveva essere di quelli che seguono i propri impulsi, un sognatore dalle gambe forti, perché alla fine c'era arrivato alla sua costa. Lì aveva messo su famiglia e poi si era imbarcato su un mercantile. La nave affondò da qualche parte nel Pacifico e l'intero equipaggio annegò. Era come se quell'uomo fosse venuto dal fondo del mare e non potesse che tornarci, come se quello fosse il suo vero posto e lui l'avesse sempre saputo. O almeno è così che mi piace pensarlo.